Abbiamo parlato della Settimana Santa, dei temi principali, del modo di vivere questo momento fondamentale, centrale nel nostro percorso di fede. Ma tra i riti legati a questa Settimana Santa ce n'è uno in particolare del quale vogliamo parlare quest'oggi, la processione dei misteri di Taranto, che occupa uno spazio del tutto particolare e di risonanza nazionale e internazionale. Questa processione è organizzata dalla Confraternita di Maria Santissima del Carmine. Dura, pensate, 15 ore, snodandosi lungo le strade cittadine di Taranto. Tutti i confratelli indossano il tradizionale abito di rito e camminano rigorosamente scalzi. La processione è aperta dal troccolante, seguito da altre figure, in questa chiesa la processione dei misteri di Taranto. Dovremmo avere in collegamento Salvatore Pace dell'Arciconfraternita del Carmine di Taranto per entrare un po' anche nei dettagli di questo rito e della storia straordinaria di questa che ormai è diventata una tradizione importante. Ecco, dovremmo avere Salvatore in collegamento. Sì. Vedo già le immagini, do subito allora il benvenuto, buongiorno e buon inizio di settimana santa. Grazie, buongiorno a tutti gli spettatori e a voi per averci ospitato in questa trasmissione. Vogliamo scoprire allora qualcosa in più circa quella che è la realtà che organizza questo importante momento, una storia antica, quella della vostra arciconfraternita, ce la può presentare? Allora, come Arciconfraternita noi siamo datati intorno alla fine del 1600. Come processione dei misteri, la prima processione dei misteri organizzata dal nostro sodalizio risale al 1765, quindi 258 anni fa, quando un nobile tarantino che organizzava una processione con due statue, quella di Gesù Morto e della Dolorata, non potendo più ottemperare a quello che la sua famiglia aveva deciso di perpetuare nel tempo, decise di donare all'Arciconfraternita del Carmine, allora Confraternita del Carmine, le due statue con le quali organizzava questa processione per premiare lo zelo e la devozione con le quali l'Arciconfraternita del Carmine svolgeva i riti della Settimana Santa nel borgo antico di Taranto, dove erano presenti numerose confraternite. Ecco, una storia quindi antica, come dicevamo, che pian piano è salita alla ribalta delle cronache proprio perché è diventato un momento partecipato, soprattutto di preghiera. Ecco, mentre parliamo, vediamo delle immagini che sono tratte proprio dal sito internet dell'Arciconfraternita, che è un prezioso contenitore anche, come dire, di quelle che sono state le edizioni passate di questa processione. Allora, abbiamo accennato alle modalità di esecuzione di questo momento, 15 ore se non sbaglio di processione. Come avviene il tutto? Allora, la processione esce dalla Chiesa del Carmine il pomeriggio del Venerdì Santo alle ore 17 in punto, quando il troccolante, che è il confratello che regge appunto la troccola, il confratello che apre e dirige la processione, esce sulla piazza in piazza Carmine dal portone principale della chiesa, seguito dalla struttura della processione, quella attuale, che prevede alle sue spalle il gonfalone della confraternita, quindi l'insegna a lutto della confraternita. Successivamente la croce dei misteri, che è una croce portata da un confratello, sulla quale sono apposti tutti i simboli della passione di Gesù, dopodiché le otto statue che compongono la processione dei misteri, come la struttura attuale. Quindi Cristo all'orto, la colonna, Ecceomo, la cascata, il crocifisso, la sacra sindone, Gesù morto e la dolorata. Tra una statua e l'altra vi sono quattro poste di confratelli, quindi quattro coppie, che insieme alle statue percorrono le strade della nostra città, del borgo Umbertino, con la processione,
nazzecando, quindi con il passo tipico delle nostre processioni, che sono un dondolare sia le statue che la coppia dei confratelli, muovendo dei passi piccolissimi, tanto da rientrare con la processione il sabato mattina intorno alle 7:30, alle 8 la Troccola e alle 9, 9:30 la Dolorata, che chiude il corteo, la processione, chiudendo alle sue spalle il portone e dando la chiusura ufficiale dei riti della Settimana Santa. Sono queste delle pratiche devozionali che sono entrate ormai prepotentemente in maniera radicale nel tessuto sociale delle nostre comunità, in particolare in quella di Taranto nello specifico. Ma ci sono anche ulteriori aspetti collegati anche, diciamo, all'arte. Queste statue che ci presentava sono di un valore assolutamente importante dal punto di vista artistico. Artistico-culturale, sì. Le due statue che hanno dato il nucleo iniziale della processione sono datate 1600, sono di autore ignoto, di scuola sicuramente napoletana, e vennero fatte realizzare appunto da questa famiglia nobiliare tarantina. La statua che noi presumiamo sia stata realizzata successivamente è quella del crocifisso, che in un restauro abbastanza recente, svolto dal maestro Iaccarino di Andria, dovrebbe essere datato anch'esso intorno alla fine del 600, inizio del 700. Le statue che abbiamo poi durante la processione sono di autori cartapestai leccesi molto importanti, quali Giuseppe Manzo. La colonna Ecce Homo e la cascata datate 1901, con bolle di acquisto e tutto certificato negli archivi della confraternita, mentre Cristo all'orto dovrebbe essere datato poco successivamente, intorno agli anni 20, quindi abbiamo comunque una processione che adesso è nell'ordine del secolo per quanto riguarda la statua più recente, ma comunque quelle più antiche risalgono sicuramente alla metà fine del 600. C'è un altro aspetto collegato alla musica che accompagna questi momenti così forti, le cosiddette marce funebri. Ecco, queste sono eseguite, se non sbaglio, da bande musicali che le stesse arciconfraternite, ecco, chiamano per questi momenti. Beh, certo, la marcia funebre è un elemento fondamentale del rito della Settimana Santa Tarantina, perché scandisce innanzitutto il ritmo della nazzicata, quello di cui parlavamo prima, e poi soprattutto perché sono le marce che accompagnano dal giovedì pomeriggio alle 15, quando si aprono i riti della Settimana Santa, sino al sabato mattina, quando rientra la processione dei misteri, accompagnano confratelli, fedeli, popolo di Dio, in tutte le manifestazioni che riguardano appunto i riti della Settimana Santa. Per esempio, per la processione dei misteri sono ingaggiate dall'Arciconfraternita quattro complessi bandistici che nei punti topici della processione poi alternativamente suonano queste marce funebri in modo da poter dare alla processione e ai confratelli il ritmo per poter eseguire la nazzicata e poter percorrere i pochi metri, perché non sono granché, la processione dei misteri percorre pochi chilometri in un giro ad anello nel centro di Taranto, che però percorre, come ha detto lei, in 15-16 ore, e che quindi ha bisogno anche dell'accompagnamento musicale per poterlo svolgere al meglio, vista la lunghezza e la durata nel tempo. Certo, e allora vogliamo chiudere questo momento anche in un certo senso introduttivo per chi volesse vivere questo rito, questa pratica devozionale a Taranto, con una delle immagini più suggestive, che è quella sicuramente relativa all'abito che viene utilizzato, di forte impatto. Ecco, a questo proposito cosa ci può dire, cosa ci può spiegare? Beh, l'abito dei confratelli in generale, delle confraternite che diciamo, troviamo nel sud Italia,
maggior parte poi diciamo, nello specifico a Taranto, è l'abito del pellegrino. L'abito del pellegrino che si recava presso i santuari più famosi, diciamo, dell'Europa per portare la sua preghiera. La foggia del nostro abito è quella dello scapolare mariano, innanzitutto, che ci contraddistingue da tutte le altre, che è lo scapolare che venne donato dalla Madonna del Carmine a San Simone Stock, e che quindi è quello che, diciamo, ci distingue dalle altre confraternite. Ma poi ha la mozzetta, che è la mantellina del pellegrino, il cappuccio, che serve a celare l'identità del pellegrino che andava a mondare i suoi peccati presso i santuari, il cappello, che era quello che veniva indossato durante la marcia verso i santuari, appunto, tipo Santiago di Compostela, e il camice che copriva le vesti del pellegrino. Il confratello del Carmine, in aggiunta al suo abito, ha un rosario con medaglie in ottone, in metallo, che finisce con un crocifisso appeso appunto a questo grappolo di medaglie, e il flagello che alla sinistra pende lungo il camice e che ricorda il flagello con cui fu frustato nostro Signore, appunto, quando fu legato alla colonna. Questa è la foggia del nostro abito. E allora, in conclusione, per dare anche dei riferimenti per chi volesse vivere questa giornata così intensa a Taranto, come può fare? Allora, alle 15 del giovedì santo escono dalla Chiesa del Carmine le poste in pellegrinaggio verso gli altari della Reposizione allestiti nelle chiese della città, coppie di confratelli che si dirigono verso queste chiese. Alla mezzanotte del giovedì santo c'è l'uscita della processione gemella, diciamo, alla nostra nella città vecchia, la processione dell'Addolorata che prende, diciamo, l'inizio dalla chiesa di San Domenico, si reca nelle vie del centro anche cittadino e ritorna il pomeriggio del Venerdì Santo, sempre nella chiesa di San Domenico in Città Vecchia. Ultimo rito, quello organizzato dalla nostra arciconfraternita, alle 17 del Venerdì Santo, l'uscita della processione dei misteri, che il sabato mattina, col suo rientro, chiuderà i riti della Settimana Santa a Taranto. Grazie a Salvatore Pace per averci dato questa bella Grazie illustrazione di un momento così forte sentito dalla comunità locale e non solo. Grazie e buona settimana santa. grazie mille a voi e ai telespettatori. Ancora una pausa e poi parleremo di un altro importante tema che è quello della preghiera contro il male.